Buonasera a tutti e benvenuti in un nuovo vlog con il sottofondo cicale che stanno ascoltando i miei bimbi. Io sono alle prese con tutto quello che dobbiamo portare domani, perché appunto domani è Ferragosto, andremo al mare e adesso vi farò vedere un pochino quello che noi ci porteremo, tutto l'occorrente, l'essenziale e non solo. Sono già a sistemare un po' di cose, partendo da quelle dei bambini che sono le più importanti, le più numerose. E adesso vi mostro cosa ho preparato. Allora, qui sul letto ho tutte le cose dei bambini, incluso lo zaino che ci serviranno nella giornata di domani, in particolare cambi. Partiamo con il cambio che metteranno di mattina, quindi praticamente il cambio che useranno per andare al mare e poi al rientro dal mare per andare a casa di giorno. Allora, Melanie metterà questo vestitino con il costumino, lei direttamente senza il pannolino sotto, occhiali da sole e cappellino, che ovviamente userà poi anche nel resto della giornata. E poi per la sera le ho fatto questo completino con la maglia di Minnie e la felpina. Solitamente lì c'è freschetto, c'è un po' di vento, così siamo tranquilli. Michael per andare al mare appunto metterà questo semplicissimo completino con tanto di cappello e occhiali da sole e poi metterà questo Huggies costumino con il costumino di Bing sopra. Il cappellino, come ho detto, ce l'ha già per tutto il giorno e poi per la sera avrà questo cambio, esattamente come la sorellina. Lui ha la maglietta della Disney però di Mickey Mouse con tanto di felpa per la sera e bavetta, dove attaccherò anche il ciuccio. E qui ci sono due traversine di scorta per Melanie, perché per chi mi segue è in fase spannolinamento e io le uso in particolare sul seggiolone auto. Per il resto la lascio libera, a volte le metto sul passeggino, anche se devo dire sto evitando perché ormai mi avvisa sempre quando deve fare la pipì. Qui c'è il loro zaino, che probabilmente dovrò scendermi anche in spiaggia, dove abbiamo appunto il ciuccio, fazzoletti, poi qua dentro c'è questa bustina per il corredino, dove ci sono pannolini di scorta, qui ce ne sono 4, qui ci sono 3 mutandine, visto che saremo tutto il giorno fuori, e un cambio per Melanie ovviamente. Qui abbiamo i lenzuolini per la sera, portafoglio, comunque cose mie, e una pochettina dove mettere i vestiti sporchi o con pipì, perché appunto può succedere che magari si bagna. E poi qui ovviamente ci sono salviettine, che fanno sempre comodo e servono con i bambini, spray disinfettante multisuperficie, poi spray disinfettante mani, che è finito qui. Lo sistema questo spray anti zanzare per tutta la famiglia, con cui ci stiamo trovando bene, e poi in teoria dovrebbe esserci anche, esatto, la crema post puntura, che a proposito la metterò su questa punturina di zanzara, così siamo al completo. E ci sono anche 2 cremine formato mini da viaggio per i rossori da pannolino, le irritazioni varie comunque. E tutte queste cose qui, a parte quelle che metteranno appunto indosso domattina, che sono queste, le altre andranno qui dentro. Porterò i loro cambi qui dentro probabilmente, o li metterò nella valigia perché ho pensato di portare un trolley soltanto dove mettere tutti i cambi, i saponi e quant'altro. Quindi questo è quello che porterò per quanto riguarda i bambini a livello di pannolini, vestiti e accessori vari. Qui fuori abbiamo già le cose del mare, qua ci sono secchielli salvagenti, che più ne appena metto tutte le cose dei bambini. Qui c'è l'altro che non ci entra. E poi questa è la borsa di tutta la famiglia del mare, dove abbiamo 2 tovaglie a testa dei bambini, i costumi nostri, eccoli. E ovviamente, per ultimo ma non meno importante, anzi, c'è questa pochette con protezione solare 50+, che usiamo tutti quanti, e dopo sole. Qui c'è anche un elastico per il mare, per far sì che io mi possa legare decentemente i capelli.
E un'altra pochette dove qua magari possiamo mettere mazzi di carte, altre cose che comunque tornano utili o ci dobbiamo portare in spiaggia. E questo è tutto quello che è necessario per spiaggia, mare e quant'altro. E soprattutto ecco appunto i costumi che noi andremo a mettere già da casa sotto i vestiti. Allora, piccolo trolley riempito, qui ci sono i cambi per la sera e il resto della giornata di tutti. E qui invece in quest'altra pochette doppiona che vi ho fatto vedere prima, che era nella borsa del mare, ho messo shampoo e conditioner miei, il mio intimo, shampoo e spray talco non talco post doccia per i bambini, perché comunque lì saponi ci sono. Li sto portando giusto per scorta, giusto perché io ho dei saponi in particolare che uso. E poi ovviamente le scarpe le avremo indosso domani, quindi in questo piccolo trolley che è mio da anni, praticamente sono entrate tutte le cose della famiglia.
Buongiorno, oggi è mercoledì 16 agosto. Come avete visto ieri dalle clip, quello lì è stato il nostro Ferragosto. Abbiamo trascorso questo Ferragosto al mare, dalla mattina alla sera. È stata veramente una bellissima giornata, perché a parte che siamo stati in famiglia, quindi quando siamo in vacanza dobbiamo rilassarci, organizzare qualcosa. Per me, i posti ideali sono quelli nella natura, quindi mare, montagna, è quello che preferisco di più, e soprattutto con le persone che amo, che possono essere i familiari, come degli amici stretti, quindi è il modo migliore per me, di vivere un evento insieme, di festeggiare un qualcosa insieme. Difatti, ieri è stata una giornata bellissima. Allora, come è iniziata questa giornata? Perché poi ho ripreso quello che sono riuscita a riprendere, diciamo, qualcosina tipo la cena, insomma il pranzo, mi sono dimenticata di riprenderli e quindi vi dirò più o meno poi com'è andata. Allora, intanto siamo partiti da casa che non era prestissimo, perché non ci siamo alzati alle 8 come da accordi, non ce l'abbiamo fatta perché abbiamo fatto tardi la sera prima e stavamo morendo tutti di sonno. Io mi sono alzata verso le 9 e qualcosa e poi di conseguenza, insomma, i bambini e mio marito. Ho preparato tutto alla sera prima, infatti vi ho fatto vedere come mi ero organizzata per un'intera giornata fuori. E infatti non c'era da preparare niente, semplicemente da fare, colazione, lavarsi e vestirsi. Siamo arrivati al mare verso le, 11 e qualcosa. E già da subito abbiamo scaricato ciò che ci serviva soltanto lì in spiaggia, perché appunto eravamo ad un lido e c'erano i miei che ci aspettavano e siamo andati a bere qualcosa di fresco, visto che comunque faceva tanto caldo, insomma il mare dista un po' da casa nostra, non l'abbiamo proprio sotto casa e quindi ci siamo rinfrescate, abbiamo chiacchierato, siamo stati tutti insieme al bar. Detto questo, appena abbiamo finito questo rinfresco, chiamiamolo così, i nonni hanno dato il mega regalo che hanno fatto i nipotini. Praticamente, hanno preso questa grande balena con il parasole, tutto gonfiabile ovviamente, che funge sia da canotto che da piscina, che diciamo se vogliamo come base giochi si può usare un po' in tanti modi. È veramente tanto grande, cioè è enorme, magari dalla foto non sembra neanche, ma è veramente grandissimo. Infatti vorremmo utilizzarla qui sul balcone, ma non sappiamo se ci entrerà perché è molto larga e lunga. Quindi vediamo un attimo perché noi abbiamo dei balconi lunghi, ma piuttosto stretti, quindi dobbiamo fare un attimo una prova, ingegnarci, vedere se riusciamo ad incastrarla, a farla entrare. E praticamente quando l'hanno vista intanto sono impazziti i bambini, cioè è piaciuta subito. E io non mi aspettavo quando mi hanno detto di aver preso un pensierino per loro che fosse una cosa così grande, cioè io mi immaginavo tipo una sorta di gonfiabile per l'acqua, di solito c'è la foca, lo squalo, il coccodrillo, sono questi gonfiabili dove i bambini si mettono sopra, chi sta davanti si tiene alle maniglie, invece l'altro bambino magari abbraccia il fratello o la sorella più grande e stanno lì sull'acqua. Invece no, cioè è questa mega piscina con tanto di parasole, dove si può anche giocare senza acqua, quindi magari mettere tutte le palline colorate, vari giochini, dove loro in due ci stanno anche larghi, devo dire. Quindi non me l'aspettavo, cioè è piaciuto un casino anche a me. E infatti, per la prima parte del tempo, diciamo, sono stati lì dentro e l'hanno usato come canotto, quindi hanno galleggiato sull'acqua dentro questa balena gigante. Poi, però, sono voluti andare in acqua giustamente a nuotare con tanto di salvagente e braccioli e l'abbiamo messa sulla riva, l'abbiamo riempita d'acqua con mia mamma e hanno giocato lì dentro proprio come se fosse una piscina. Quindi si sono divertiti tantissimo. Infatti la mattina siamo stati circa 2 orette in spiaggia, non di più purtroppo, perché comunque siamo arrivati un po' tardi, però almeno se le sono godute appieno queste 2 ore. E poi siamo rientrati a casa, abbiamo pranzato, infatti vi ho fatto vedere la pasta al Fabeto dell'Armando, che non avevo mai visto, trafilata al bronzo anche, molto buona. E quella pasta lì poi la mia mamma me l'ha dato per i piccoli, insomma l'ho portata a casa insieme ad altre cosine che hanno preso per loro.
E detto ciò, a pranzo abbiamo mangiato con pane affettato, mozzarella, cose così, anche un po' di pomodoro. E poi a cena, almeno io, i piccoli e mio marito abbiamo preso una pizza e assaggiato anche un po' di pesce, quella fritto, una frittura mista di, appunto, di pesce che lì fanno veramente tanto buona. E poi dopo cena lì c'erano le giostre perché appunto era anche Ferragosto, insomma c'erano un sacco di giostre, di attrazioni per i bambini, siamo andati lì e poi come avete visto anche dalla clip perché lì l'ho ripreso, siamo stati in questo parchetto enorme dove c'erano tante panchine, scivoli, altalene, giochi vari a molla per i bambini e siamo andati anche lì insomma a passare un po' di tempo. Poi abbiamo mangiato un bel gelato artigianale e siamo saliti infine alle terme, che appunto in questo posto ci sono le terme. E lì veramente sarà il punto dove si trovano, si sta freschissimi. C'è una netta differenza da lì alla parte insomma marina che è più vicina al mare. E lì infatti abbiamo fatto una bella passeggiata, i bambini hanno corso un casino e siamo arrivati a casa che non era neanche tanto tardi, devo dire, perché ce ne siamo partiti insomma da lì che erano le 23:15, tipo una cosa del genere, e siamo arrivati stremati, tutti stremati. La roba che ci siamo portati alla fine era anche poca, quindi io ho già sistemato ieri sera, valigia e tutto, stamattina ho già lavato tutto e è finito anche con la casa, quindi il bello delle vacanze o comunque di quando si passa una giornata fuori è questo, quando lasci tutto in ordine, pulito a casa. Al rientro hai ben poco da fare, cioè sistemare quello che ti sei portato dietro e basta. Quindi, secondo me, è il top. E in buona sostanza, la nostra giornata è stata questa. Avrei voluto riprendere di più, però, sinceramente, mi sono goduta la famiglia, mi sono goduta i vari momenti insieme. E anzi, pensavo di riuscire a riprendere ancora meno, però. Alla fine sono riuscita a riprendere tante cose. Detto questo, spero che questa giornata la rivivremo, spesso, ecco. Perché purtroppo non avendo il mare vicino, poi per questioni di impegni vari, tra cui lavoro e quant'altro, insomma, non riusciamo proprio tanto ad andare, soprattutto quest'anno, finora siamo stati 2 volte, quindi confido in una settimana o almeno in 5 giorni da fare al mare con i bambini a settembre. Almeno questo, ci spero. E detto ciò nulla, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, ma soprattutto che voi abbiate passato un buon Ferragosto, che sia in famiglia, che sia in amicizia, che sia in viaggio, insomma, spero che tutti voi siate stati bene nella giornata di ieri. E detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Lasciate un bel like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi in tanti. Io vi aspetto e vi lascio un grosso bacio. Alla prossima!